Non so se c'è da ridere o da piangere. L'ennesimo ribaltone da parte di Rinaldo Melucci, altro rimescolamento, altro rimpasto in giunta. Un casino mai visto, toglie deleghe, mette deleghe, toglie persone, mette persone, ha una confusione mai vista. Pensate un po', la bomba è che Fabiano Marti diventa assessore all'ambiente. Non so se c'è da ridere o da piangere. Fabiano Marti, di professione, attore comico, finora assessore agli spettacoli, ora si occuperà di ambiente. Ma che cazzo c'entra Fabiano Marti con l'ambiente? Cosa cavolo c'entra? Cos'è un cavolo a merenda? E poi Fabiano Marti manterrà anche la delega agli eventi. Quindi magari si farà il concerto della sua tanto amata orchestra della Magna Grecia, si farà un concerto, un'esibizione sotto l'Ilva, così conciliamo eventi e ambiente. La Viggiano, ritorna Francesca Viggiano, rediviva, dopo essere stata sbattuta fuori, dopo 5-6 giorni ritorna. Gesù Cristo risorse dopo 3 giorni, la Viggiano dopo 5, mica male. E poi vorrei chiedere a Melucci, ora si è ritrovato questo rapporto fiduciario, questa fiducia, e tu Francesca Viggiano ora sei contenta? Vabbè, hai avuto lo zuccherino dell'assessorato, l'hai riavuto e sei contenta. Ci ha rimesso la povera Laura Di Santo, che viene fatta fuori per far posto alla Viggiano, perché il numero degli assessori è 9, è entrata la Lussoso, e qualcuna che evidentemente aveva santi in paradiso, aveva meno santi in paradiso, doveva pagare. E questa è stata la povera Laura Di Santo. Un rimpasto di deleghe, tra un changé la dame, tra Ciraci, Ficocelli e Luppino, i lavori pubblici che passano a Fabrizio Manzulli e così via. Ma ci sarebbe tanto da dire. La cosa grave sono è proprio rappresentata da delle affermazioni che ha fatto il sindaco. Uno, bacchetta gli assessori e dice: attenzione, non dovete differire le priorità della città. Si è reso conto che questa amministrazione ha fatto pena, che ha disatteso completamente le priorità del territorio. E allora che fa? Invece di prendersela con se stesso, scarica sugli assessori, incolpa gli assessori, che pure hanno le loro gravi responsabilità, e poi bacchetta ancora gli assessori. La frase è gravissima, dice: evitate, non alimentate confusioni per interessi esterni all'attività amministrativa. Cosa volevi dire? Che ci sono interessi esterni da parte degli assessori? Ma tu l'hai detto, attenzione, perché è una frase molto delicata e molto grave, caro sindaco Melucci. Non alimentare confusioni per interessi esterni a quella che è l'attività amministrativa. E poi richiama sempre gli assessori bastonati a un comportamento più rispettoso verso i cittadini e gli elettori. Proprio tu parli, che raramente ti presenti in consiglio comunale, che in commissione non partecipi mai, che non giri la città, che sei completamente assente. Proprio tu parli. Assurdo. E poi il solito film, la solita puttanata, questa frase ripetuta: ecosistema Taranto, la giusta transizione ecologica. Basta con queste puttanate, con queste favole. Ci hai riempito, non vi dico cosa, di queste favole. Cosa hai fatto tu per l'ambiente? Cosa fai per l'ambiente? Tu, sindaco, non hai il coraggio di dire chiusura dell'Ilva in toto, tutta. Aria calda e aria fredda. Tu parli qui di giusta transizione, poi vai a Roma e dici signor sì, e parli di accordo di programma, parli di decarbonizzazione, parli di tutte queste puttanate. Ma al di là di questo, avete visto? Io la prendo a ridere. Questo rimpasto mi fa solo ridere, e soprattutto mi fa ridere vedendo che un attore comico di professione, una persona che io stimo come attore, per carità, come Fabiano Marti, viene messo in un altro ruolo, in un settore che non ci azzecca proprio niente, l'ambiente. Ridiamoci su, ridiamoci, per non piangere.